Se mi segui da un po', saprai che consiglio sempre di registrare l'audio a parte quando giriamo video con reflex o mirrorless. Questo perché, come già detto in passato, i preamplificatori di queste macchine non sono per niente professionali. La buona notizia però è che se disponiamo di uno smartphone c'è un modo per registrare l'audio su di essi senza dover comprare registratori esterni. Oggi scopriamo come. Ciao, sono Paolo e in questo tutorial vedremo come registrare l'audio sul tuo smartphone. Per fare questo ti mostrerò un prodotto della IKEA Multimedia chiamato iRig Pro. Sul sito dell'azienda è pubblicizzato come prodotto per dispositivi iOS, ossia Apple. Tuttavia sempre sul sito possiamo trovare adattatori per Android e quindi c'è ragione di credere che possa essere utilizzato anche con questi dispositivi. Per essere sicuro al 100% però ti rimando al loro sito. Quello che posso dirti è che l'ho utilizzato per più di un anno su iPhone e iPad con ottimi risultati. Ma che cos'è esattamente? Detto in due parole, è un preamplificatore e convertitore professionale per smartphone, tablet e computer fissi. Quello che fa, ossia, è prendere il segnale di un microfono esterno, lo amplifica e lo converte in modo da poterlo registrare dentro una qualsiasi app che permetta di fare questo. Il suo utilizzo è molto semplice. Basta collegare un microfono tramite un normalissimo cavo XLR. Fatto questo, lo colleghiamo alla porta Lightning dell'iPhone. Impostiamo il guadagno, ossia il grado di amplificazione che ci serve in base al livello del segnale in ingresso, e siamo pronti a registrare. L'iRig Pro ha delle comode luci che si illuminano di diversi colori per indicarci varie cose. Innanzitutto la luce blu ci indica che è acceso e collegato correttamente al dispositivo su cui registreremo. Quella rossa indica che l'app che useremo per catturare l'audio è pronta appunto per registrarlo. Quando abbiamo collegato il microfono e abbiamo del segnale in ingresso, avremo una luce verde che si illumina. Nel caso il livello sia troppo elevato, questa luce diventerà arancione ed infine rossa, mano a mano che cresce. In questo caso sappiamo che il guadagno è troppo elevato e dobbiamo abbassarlo per evitare di distorcere. Quindi anche senza dover necessariamente ascoltare in cuffia, anche se è sempre consigliato ovviamente, con questo indizio visivo abbiamo un'idea dei livelli. Al centro del dispositivo abbiamo una grossa rotella grigia che ci serve per aggiustare il guadagno. Infine ai lati abbiamo una porta MIDI che serve a chi fa musica e uno switch per selezionare la Phantom Power nel caso usiamo microfoni a condensatore. In questo caso ci servirà una batteria da 9 V per alimentarlo. La durata di quest'ultima, anche usandolo quotidianamente, è molto lunga. Il bello di questo dispositivo è che connettendosi alla porta Lightning dell'iPhone abbiamo la porta cuffie libera e possiamo usarla per monitorare l'audio. Ma la cosa più importante è ovviamente la resa dell'audio. Avendo provato la versione precedente di questo dispositivo, l'iRig Pre, ancora disponibile tra l'altro, non pensavo che avessero fatto dei miglioramenti così importanti. A differenza infatti della versione precedente e più economica, l'iRig Pro ha un audio pulitissimo anche a guadagni medio-alti. Quindi se sei indeciso ti consiglio vivamente questa versione rispetto a quella economica. Come dicevo all'inizio, per registrare l'audio ci servirà un'app. Ti sconsiglio di usare quella integrata col sistema operativo però. Se vuoi più controllo e migliori risultati, ti consiglio quella della Rode. Una volta collegato l'iRig Pro ti basterà creare una nuova traccia e cliccare su Rec per iniziare la registrazione. Una volta finito potrai condividere l'audio in vari modi, tra cui tramite iTunes piuttosto che FTP e Dropbox. Se ti stai chiedendo i risultati che si possono ottenere, beh, li stai sentendo in questo momento, visto che da quando ho iniziato a registrare i video utilizzo questo setup per catturare l'audio. Spero di esserti stato utile, come sempre ti consiglio di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e visita il mio sito cliccando il link nella descrizione. A presto, ciao!